Buonasera, do il benvenuto a questo appuntamento a voi che siete qui presenti e anche a coloro che ci seguono online dalla pagina Facebook del Museo Diocesano, grazie al supporto dello staff dell'Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesano, che colgo già l'occasione per ringraziare per la collaborazione. Un ringraziamento lo rivolgo a tutti voi che avete accolto il nostro invito, in particolare un saluto ai rappresentanti delle istituzioni di Serrone, quindi la dottoressa D'Amizia, l'assessore alla cultura, e la dottoressa Tucci, vice sindaco. Grazie agli amici che sono intervenuti per questo terzo approfondimento nell'ambito della mostra che stiamo portando avanti al museo, il paesaggio prenestino e territorio diocesano, insediamenti e spiritualità. Grazie alla dottoressa Leonelli della biblioteca diocesana, all'incaricata dei beni culturali, l'ingegnere Di Stefani, ad Alain Vidal, delegato per la cultura, per il supporto e la collaborazione. Ovviamente un ringraziamento anche al nostro vescovo Monsignor Parmeggiani. Con Serrone siamo arrivati alla quarta sezione di questo progetto espositivo che, come sapete, coinvolge i tre istituti diocesani culturali, archivio, biblioteca e museo, in un lavoro sinergico di conoscenza e studio del territorio e del patrimonio diocesani, in particolare attraverso lo studio dei documenti dell'archivio storico, per raggiungere e coinvolgere anche il pubblico non specialistico, quindi in una narrazione che vuole indagare il paesaggio da diverse angolature storica, artistica e nello specifico poi orizzonte del sacro, che è la nostra vocazione in quanto museo diocesano. Questa conferenza ci dà occasione di mettere in evidenza alcuni aspetti di questo progetto. Intanto la relatrice oggi è la dottoressa Di Fazio, il direttore dell'archivio storico, storica dell'arte, studiosa locale, legata a Serrone ma anche a San Vito, a Cave, a Genazzano. E questo legame col territorio è proprio un elemento caratteristico delle diverse sezioni della mostra che stiamo presentando, realizzate con la fattiva collaborazione di studiosi locali, che ringraziamo per aver voluto mettere in comunione le loro conoscenze. Per Serrone colgo l'occasione per ringraziare anche il dottor Angelo Testa, che è qui presente. Un altro elemento che vogliamo sottolineare è la rete di relazioni che stiamo cercando di tessere e di rinsaldare con le istituzioni e con le altre realtà del territorio, quindi il coinvolgimento di altri musei, come è accaduto per esempio nell'occasione della mostra su Olevano Romano, il contatto con il Museo Civico d'Arte e l'Associazione Amici del Museo di Olevano lo scorso marzo. Poi l'invito che abbiamo rivolto comunque alle proloquie, alle parrocchie, perché la mostra può essere ospitata presso altre strutture per renderla fruibile e accessibile al maggior numero di persone possibile. Non mi dilungo, voglio precisare ancora, anche se l'abbiamo sottolineato spesso, che il progetto della mostra è inserito in un contesto più ampio, il progetto del Museo Un Grand Tour, quindi il sistema museale territoriale dei Castelli Romani e Prenestini, ed è finanziato dalla Regione Lazio. Mi preme ringraziare la dottoressa Di Fazio perché ha accolto subito la proposta di aderire a questa iniziativa e oggi ci troviamo nel vivo della realizzazione del progetto. E ringrazio anche il dottor Piero Scatizzi, il nostro archivista, per il suo prezioso e indispensabile apporto. Quindi passo la parola a Cinzia, che ci accompagna alla scoperta di Serrone, e buon ascolto. Eccoci. Grazie a Maria Teresa per la sua, alla dottoressa Ciprai. Noi siamo quasi una famiglia, infatti, come diceva giustamente la dottoressa Ciprai, questo è un progetto del MAB, ormai è invalso questo acronimo, Museo, Archivio e Biblioteca Diocesani, e appunto siamo in questa sessione particolare, Serrone e il suo paesaggio tra storia, arte e culto. Questa è una veduta di Serrone. E la nostra è stata una ricerca storica e documentaria condotta appunto sui documenti pressoché inediti dell'archivio diocesano e sulle fonti documentarie conservate presso la biblioteca diocesana. Va menzionato l'opera di Romolo Fulli, I Montanari dello Scalambra, che fu edito nel 1927,
perché fra tutti gli storici locali che hanno scritto, tutti gli storiografi dei diversi territori, merita una menzione speciale, in quanto veramente questo suo testo è molto preciso, attento, soprattutto condotto con metodo scientifico, citando le fonti, riportando proprio i brani dei documenti, quindi una validità storica salda, solida. E poi un'altra fonte imprescindibile per la storia di Serrone, come per altri quasi tutti i territori della nostra diocesi, è il Regesto Sublacense, che è un cartolario, ovvero una raccolta di documenti che attestano le proprietà del monastero di Santa Scolastica di Subiaco, che serviva proprio ai monaci per appunto attestare il loro possedimento e quindi far valere i loro diritti. E quella che vi ho mostrato prima è proprio una pagina originale in pergamena del XII secolo, e questa invece è l'edizione a stampa edita da Leoni Allodi e Guido Levi nel 1885, che è quella che un'edizione critica che usiamo ancora noi oggi. Il territorio di Serrone è un territorio antichissimo e ricchissimo di presenze fin dall'epoca pre-romana. Ci sono infatti i resti delle mura megalitiche in località Lesca, che attestano un insediamento antico, ernico addirittura, e questo doveva essere una roccaforte ernica proprio a guardia degli assi stradali verso lungo il fiume Sacco. Questa è la foto delle mura in località Lesca nel 1927, che si trova sul libro di Romolo Fulli. Questa è la foto che ho fatto io da recentemente, e devo dire che è stato, a parte difficile da trovare, perché poi queste mura stanno su un terreno di proprietà privata, non sono segnalate, difficili da raggiungere. La signora, che poi ho scoperto che era lei la proprietaria, gli ho chiesto dove fossero, no ma qua non ci stanno, insomma non venivo le peripezie. Purtroppo sarebbe, ecco, auspicabile che venga veramente resa accessibile, perché è una testimonianza importantissima. E subito dopo gli Ernici il territorio è stato vissuto, occupato in epoca romana, proprio perché si trovava lungo l'asse stradaria che dalla Prenestina proseguiva fino al Compitum Malagninum, soprattutto perché poi Serrone è indiscutibile, ha una visuale talmente aperta che consente praticamente di vedere da Roma fino a Isola Liri, quindi era proprio un avamposto formidabile. E queste sono le testimonianze di questi antichi insediamenti. Queste sono le grotte, una foto che mi è stata fornita dal nostro amico Angelo Testa. Io non le ho viste, però le riporta già anche Romolo Fulli nel suo testo, e parla di un criptoportico che potrebbe essere anche testimonianza di un'antica villa. Sicuramente il territorio era abitato, c'erano delle ville romane nel territorio, ville che poi, come vedremo in avanti, non erano ville come pensiamo, non so, la villa di Adriano, la villa dell'imperatore, tutta marmi e fontane, ma sono degli insediamenti rustici, sono proprio delle abitazioni per i latifondisti, perché questa nobiltà romana agricola, che basava la loro ricchezza appunto sul territorio, sui possedimenti, costruivano nel loro latifondo la loro abitazione per loro e per i famigli, per gli schiavi, perché all'epoca erano schiavi, che lavoravano il terreno. Oltre alle grotte c'è anche quest'altra importante testimonianza, la Fontana Livio, sempre devo ringraziare Angelo per la foto. E nel territorio di Serrone è disseminato di reperti archeologici anche nei luoghi più impensati, tra ristoranti, case, ad esempio c'è una casa in San Quirico che mostra sulla terrazza dei lacerti provenienti da un sarcofago a fiastre, insomma, oppure questa, per esempio, una colonna scanalata, sicuramente di epoca imperiale romana,
che si trova dentro la chiesa di San Pietro Apostolo, e un'altra parte sempre della stessa colonna che è stata riusata sempre nella chiesa di San Pietro come basamento per la colonna della bifora del campanile. Anche in San Quirico è ricchissimo di testimonianze di epoca imperiale. Queste sono solo due, una è una, questa è la parte del lambone, diciamo, che è ricavato da una bellissima colonna, e questa è una parte di fregio, sempre di epoca imperiale. Oppure sempre giù al Sacro Cuore, un'altra colonna scalanata e diversi epigrafi che voi conoscete. Noi neanche ci facciamo caso perché fanno parte della nostra città, ma veramente sono testimonianze millenarie. E questa mi piace citarla in particolare perché parla di questo Titte Renzio, amico ottimo, che mi fa pensare che anche i De Renzi possano provenire da lì sicuramente, quindi una famiglia antichissima, cioè da 2000 anni. E a fianco c'è questa maschera funebre che potrebbe provenire dall'insediamento di epoca successiva che si trova in San Quirico. Diciamo che la catacomba di San Quirico rimane nel territorio di Paliano, ma la comunità che creò questa catacomba sicuramente viveva poco più su, in quello che è oggi il territorio della frazione di San Quirico. Poi dopo fu costruito ancora più a monte proprio la chiesa di San Quirico, quindi è tutto un territorio da sempre abitato. E come vi dicevo prima, in epoca tardo imperiale la popolazione viveva in queste grandi ville rurali che man mano si trasformano in casali dove la popolazione prima era schiava, poi vive da servi, e in mezzo, sparsi in questo territorio, quando il casale diventa particolarmente grande, sorgono delle vie rurali, a volte sono dotate anche di fonte battesimale proprio per l'amministrazione dei sacramenti. In epoca poi dall'epoca altomedievale in poi, Serrone è legato a doppio filo, la storia di Serrone si lega a doppio filo alla storia di Paliano. Diciamo che Serrone guarda un po' le spalle a Paliano, come si vede proprio fisicamente, orograficamente. Serrone controlla tutto il territorio e poi l'avamposto poco più avanti è Paliano, quindi sono in diretta comunicazione e appunto legati a doppio filo. Sempre in epoca alto medievale si fa risalire la fondazione della chiesa di San Michele Arcangelo sul Monte Scalambra, ne parleremo più diffusamente a breve. Infatti il territorio di Serrone viene menzionato nel Chronicus Ublacense, scritto da Cherubino Mirzio, come viene attestata questa chiesa Sancti Angeli, Santi Stefani de Surrone. Quindi Serrone, già prima nel VII-VIII secolo, viene attestato come possedimento benedettino, però si parla di una chiesa, quindi i benedettini hanno una chiesa dedicata a Sancti Angeli e Sancti Stefani. Questo è l'eremo di San Michele visto dall'alto, appunto abbiamo detto si fa risalire la fondazione a quest'epoca, al VII-VIII secolo. E arriviamo alla prima menzione sicura del toponimo Serrone, che si trova nel Regesto Sublacense e è datata al 926 d.C. Mi piace ricordare, per esempio, sempre tramite il Regesto Sublacense, quest'anno Genazzano festeggia il suo millennio, perché la prima menzione di Genazzano è datata, sempre sul Regesto Sublacense, 1021-1022. Serrone fra quattro anni compie 1100 anni, quindi rendiamoci conto della ricchezza del nostro territorio. E è contenuto appunto in questo documento in cui Papa Giovanni X conferma i beni del monastero Sublacensi, tra i quali due vigne in loco equivocatur post Serrone. Questo post fa pensare un sotto, che fosse proprio sotto alla montagna, perché questo Serrone può indicare anche fisicamente tutta la montagna, infatti anche il nome di Serrone si fa risalire alla conformazione fisica della montagna, costituita appunto da questi surronis, questi serroni, queste grandi
con formazioni scoscese, ripide, insomma queste ripidità della montagna, i serroni appunto. Questo è il documento per intero. E l'altra menzione successiva, di 60 anni successiva, conferma sempre questi possedimenti del monastero di Subiaco, è datato 986. Nel X secolo, sempre nel registro Sublacense, datato 1085, è un altro importante documento che coinvolge un po' tutta la storia dei territori locali. C'è un nobile di Paliano, Trasmondo, che abita a Paliano, che dona all'abate Giovanni, abate del monastero benedettino di Subiaco, tutti i suoi possedimenti, in particolare quelli della quarta parte dei suoi possedimenti nel castello di Porciano, Fucino, e i beni che possiede in Serrone, Trebana, Genazzano, San Vito e Pisciano. Questa menzione, Trebana, Genazzano, Santo Vito e Pisciano, attesta anche che questi erano già diventati dei piccoli castelli, dei piccoli castra. Quindi nel 1085 Serrone, che è annoverato insieme appunto a Trebana, Genazzano, San Vito, possiamo già attestare che era incastellato. Che cos'è questo incastellamento? L'incastellamento è un fenomeno molto importante che si ebbe fra il X e il XII secolo, che è appunto la costruzione dei castra, dei castelli. Il Castrum Serrone nasce in questo periodo perché i contadini si spostano, insieme ai nobili proprietari terrieri, dal territorio sottostante, salgono su in montagna. Perché? Perché ci sono dei motivi di salubrità, i territori potevano essere infestati dalla malaria, e anche per difesa, c'erano le incursioni saracene. La popolazione si divideva fra servi e padroni, e in questi castra le consorterie dei nobili locali, i nobili che sono semplicemente quelli che hanno maggiore capacità economica, quindi sono i proprietari terrieri, controllano appunto il territorio e la popolazione che vi abita. Nel Chronicon di Fosse Nove, quindi in un altro cronico di un altro monastero, sempre vicino al nostro territorio, datato il 19 aprile 1184, è attestato un primo incendio di Serrone che venne operato dal Senato della città di Roma, che voleva controllare questo territorio perché territorio pontificio. Quindi vediamo che il territorio di Serrone appunto viene richiesto, diciamo, il Papa cerca di controllarlo proprio perché ne ha bisogno per la sua difesa, per la difesa di Roma e anche di Anagni, le città pontificie, i territori fra i quali si sposta comunque il pontefice. Quindi dopo l'incendio di Serrone, già nel 1224 questi castra, Serrone e Paliano, risorgono. È attestato un prestito concesso da Papa Onorio III alla consorteria dei nobili di Paliano, che dovevano pagare il loro debito, forse contratto proprio per ricostruire le città. E come forma di diritto a Paliano e Serrone c'era un rettore, ossia un magistrato molto probabilmente nominato dalla Chiesa, che era proprio messo a capo di questa consorteria di nobili locali per esercitare un controllo su di essi, proprio per portare avanti la politica pontificia. E in questo periodo il territorio è suddiviso fra fondi e masse, quindi fondi, masserie. Le proprietà appunto sono di questi signori locali, il territorio è diviso in casales, che sono abitazioni rurali, e vi abitano i coloni o mansuari, è cambiato il nome perché non sono più, sono i servi che vivono nella massa o nel mansus. Gregorio IX, Papa Ugolino dei Conti di Segni, acquistò con molteplici atti notarili molte case e possedimenti fra il 1232 e il 1233 nei castelli di Paliano e Serrone, con l'intento di farne una castellania pontificia. Precedentemente abbiamo visto che si porta avanti una politica espansionistica proprio con le spade, con gli incendi. In questo caso invece Gregorio IX usa la strada più pacifica dell'acquisto per diventare proprio
proprietario del castello di Serrone. Si ricorda nei documenti che il Papa spese per l'acquisto di Serrone e Pagliano 9.000 libbre di denari e più, inoltre spese anche altri soldi per costruire nuovi edifici, fortificazioni, rocche e fossati. Proprio a questo periodo possiamo far risapire quasi sicuramente le cinte murarie, la fortificazione, l'accrescimento anche delle cinte murarie sia di Pagliano che di Serrone. Quella di Pagliano, diciamo, è ancora intatta, più fortemente ravvisabile rispetto a quella di Pagliano. Quella di Pagliano si vede lo stesso, ma è successiva, c'è anche quella seicentesca, poi cinquecentesca e seicentesca, fatta poi dai Colonna. E sempre Gregorio IX riesce appunto a creare questa castellania, questo patrimonio della Chiesa, e lo sancisce in una bolla del 25 maggio 1233, dichiarando inalienabili i beni di Pagliano e di Serrone, che significa che nessuno poteva vendere beni, terreni, case a Pagliano o a Serrone senza il permesso del Papa. Perché? Perché il Papa voleva avere il suo controllo, ovvero non doveva arrivare qualcun altro e comprare tutto per poi diventare signore. Il Papa vuole rimanere proprietario di questi territori. E quindi spieghiamo anche la creazione del centro abitato di Serrone come rocca difensiva. Sempre Gregorio IX nel 1233 conferma le consuetudini di Serrone. È una cosa bellissima che a Serrone un antico statuto del 1233 che è stato riportato nel Libre Censum da Censo Camerario nel XIII secolo. Poi fu edito dal Muratori nel 1729 e infine ce lo riporta anche Romolo Fulli nel suo bellissimo testo del 1927. Il Papa si rivolge direttamente agli uomini di Serrone e qui definisce i censi e i tributi che devono pagare alla Camera Apostolica. Inoltre il Papa fissa le pene pecuniarie per i delitti, ovvero quando qualcuno si macchiava di qualche delitto pagava un'ammenda, una multa in base alla gravità. Poi c'era pure la frusta, il carcere. E in questi atti, in questo statuto, in queste consuetudini, si attesta che qualunque lavoratore di qualsiasi masseria deve pagare 2 minule di frumento di ottima qualità e ogni masseria deve pagare un odre di mostro, sempre alla Camera Apostolica, sempre al Papa. Inoltre è sancita la prestazione d'opera o angaria, che poi diventa in italiano angheria, che sarebbe proprio il tributo, le giornate lavorative che i contadini devono svolgere gratuitamente per il Papa nei suoi territori. E in più un altro tributo per il mantenimento dell'esercito, sempre l'esercito pontificio. E quindi appunto si regolano anche i danni dati, che sono i danni che gli animali procurano ad altre persone, quindi tutti i danni contro cose e le persone. Un altro atto molto liberatorio che il pontefice successivo, Bonifacio VIII, sancisce per il territorio di Serrone e Pagliano è annotato nel Libre Censum. Bonifacio VIII appunto fissa una tassa di 40 soldi per la concessione che è stata fatta ai cittadini, appunto degli abitanti di Pagliano e di Serrone, di poter coltivare quanta montes e nemora iuxta ipsum castrum, che significa possono coltivare intorno alle montagne e ai territori che stanno tutti intorno al paese. Quindi questo consente alla popolazione di avere una certa libertà, una certa ricchezza. L'ultimo quarto del IV secolo è costellato dal dominio dei Conti. I Conti di Segni cercano di espandere il loro predominio anche su Serrone e su Pagliano. Sono 20 anni insomma di dure lotte, di investiture, terminano poi con la caduta dei Conti, che i Conti cadono in disgrazia presso il Papa, e Martino V riabilita i territori di Serrone e di Pagliano come vicarie pontificie nel 1424, come una sua bolla. Ma questo Papa, Martino V, che è Don Colonna appunto,
esenta gli abitanti di Paliano e Serrone dal pagamento del sale e del fogatico, quindi usa verso questa popolazione una certa liberalità e sancisce Martino V la nascita del feudo Colonna. Come fa? Attraverso una bolla che promulga nel 1427, la bolla Etsi Prudens, che assegnava ai suoi nipoti la signoria su Paliano, Serrone e sulle altre terre pro indiviso, istituendo la primogenitura fideicommissaria che si trasmetteva per via maschile, ovvero i territori colonnesi sono affidati alla famiglia Colonna come feudatari del pontefice, ma devono rimanere sempre alla famiglia Colonna e possono essere trasmessi al primogenito maschio, proprio perché non devono essere divisi. Dopo la morte di Martino V, Paliano viene occupato da Grado dei Conti e di nuovo Eugenio IV concede Paliano e Serrone ai Conti. Alla morte di questo papa i castelli ritornano di nuovo ai Colonna e nel 1455 Papa Carlisto nomina vicario di Paliano il cardinale Prospero Colonna. È questo un periodo in cui inizia una sorta di andirivieni fra la lotta fra i diversi pontefici e la famiglia Colonna, che vogliono occupare questo feudo. Il primo, per esempio, che espropria i possedimenti ai Colonna perché vuole costituire un altro possedimento feudale per i propri figli, è Alessandro VI Borgia, che confisca appunto il territorio fra il 1501 e il 1503. Questa confisca cessò con la morte del Papa, appunto nel 1503. Un'altra confisca fu operata da Paolo III Farnese nel 1540 all'interno di quella che è chiamata la cosiddetta guerra del sale, perché Ascanio Colonna insieme alla città di Perugia si ribellò al Papa e soltanto nel 1549 i beni tornarono alla famiglia Colonna. E poi c'è la distruzione di Serrone, che fu operata da Paolo IV Guarafa il 4 maggio 1556 durante le ostilità contro il re di Spagna, volendo creare uno stato feudale per la propria dinastia. Papa Paolo IV scomunica la famiglia Colonna e ne confisca i beni. Paliano e Serrone diventano Ducato dei Garafa. Durante questo stravolgimento, il 28 dicembre 1556, Serrone subì gravi devastazioni, venne incendiato e di questa grave devastazione abbiamo una testimonianza di prima mano scritta dal notaio Marco Emilio, che nel suo protocollo notarile dice proprio: oggi di sabato 28 dicembre il signor Giulio Orsini mandò i soldati da Paliano qua a Serrone, fu abbruciato 104 case, quindi il paese viene appunto distrutto, bruciato. Questo stravolgimento termina nel 1557 con la pace di Cave. Marcantonio Colonna tornò in possesso dei suoi feudi e in particolare del territorio di Paliano e di Serrone nel 1562. Quella che vedete è una attestazione, una riproduzione insomma di quello che poteva essere il documento della pace di Cave. E invece nel 1569 Pio V Borghese, Camillo Borghese, istituì il Principato di Paliano in favore di Marcantonio Colonna e dei suoi successori. Da questa data in poi diciamo che Serrone si stabilizza definitivamente come possedimento di Colonna, viene governato da qui in avanti fino al XVIII secolo dalla famiglia Colonna, che istituì nel territorio diverse
istituzioni, tra cui il Monte Frumentario, la scuola, la condotta medica e le opere pie. E Serrone appunto rimase sotto il dominio Colonna fino all'abolizione della feudalità, che avvenne nel 1816. Da qui passò direttamente sotto il dominio pontificio, quindi all'interno della creazione del neonato stato pontificio, nato nel 1816, Serrone fu inserito nel distretto di Tivoli all'interno del governo di Paliano. Nel 1816 contava 1523 abitanti. E poi dopo la storia d'Italia, l'ultima, la conosciamo. Nel 1870 Serrone ricadeva nella provincia di Roma e faceva parte del circondariato di Frosignone, mandamento di Paliano. E invece il 2 gennaio 1927, con regio decreto, viene incluso all'interno della neonata, della neocostituita provincia di Frosignone. Infatti diciamo che Serrone e Paliano storicamente sono stati più a lungo territorio della provincia di Roma, proprio perché anche facenti parte del feudo Colonna. Adesso vorrei parlare invece proprio dell'assetto dell'abitato di Paliano, del centro abitato. E il centro abitato di Serrone è costituito da una doppia cinta muraria composta da doppi muri. Ecco, qui li potete vedere. No, non ce l'ho il mouse. Mi sentiva? No, volevo fare la magia col mouse. Eccolo, sì, con la freccetta. Qui vediamo proprio le antiche mura che sono state interrotte e successivamente poi inglobate nelle case. Da questi due muri paralleli fuoriuscivano le torri, che poi sono state trasformate in casa. Questo è l'esempio di una città, questa è Monselice, non abbiamo purtroppo una bella foto d'epoca di Serrone, una bella immagine così per Serrone, però ci rende bene l'idea, perché alla sommità, in cima, all'apice, c'è il maschio, c'è la roccaforte, proprio l'ultima avamposto difensivo. Poi le cinte murarie che circondano tutto intorno la città, ma anche all'interno intervallano la città, ci sono diversi salti, così pure è Serrone. Questa è sempre un'immagine, una stampa dell'antica di Monselice, ma l'ho usata proprio per farvi vedere che la rocca, che noi chiamiamo Rocca Colonna, in realtà è proprio una di queste torri esterne alle mura. I piani praticamente erano costituiti da soppalchi, di legno. Si saliva fra un piano e l'altro con scalette di legno, e quindi la rocca è sempre stata a tre lati, non è mai esistito un quarto lato, perché il quarto lato è all'interno delle mura praticamente. Ecco, questa è proprio per farvi vedere la tipologia muraria di cui insomma stiamo parlando. E questa è un'altra immagine di un'altra cinta muraria, proprio per farvi vedere la doppia cinta, quella che abbiamo vista all'inizio, proprio i due muri che corrono uno a fianco all'altro. Questa è una delle porte d'accesso a Serrone, comunemente conosciuto come l'Arco di Funaro. È costituito da un doppio ambiente che veniva, e la porta era doppia, cioè era una prima porta e una seconda porta. Le porte venivano aperte, la prima porta veniva aperta quando qualcuno chiedeva di entrare, si chiudeva la porta alle spalle, si rimaneva all'interno di questo ambiente che poi era chiuso, quindi si operavano le operazioni di riconoscimento, il pagamento del dazio, delle gabelle, e poi eventualmente si apriva la seconda porta per essere ammessi all'interno. Molto probabilmente anche la porta di Serrone, questa purtroppo è un po' sfocata, si vede però sotto la porta l'arco che poi corrisponderebbe al nostro arco di Funaro, diciamo,
ai lati della porta ci sono spesso due torri, come si vede qui. C'è l'imposta dell'arco con questa particolare trabeazione, questa sorta di parallelepipedo che fuoriesce, che è tipico in Serrone, in tutte le porte, e accanto la torre. Si vede qua anche proprio una monofora, una feritoia di una delle due torri, che poi è stata trasformata in abitazione. Qui abbiamo proprio la signora che ci abita, che ha la fortuna di abitarci. E anche il campanile, la torre campanaria di Serrone, molto probabilmente poteva essere una torre della cinta muraria, poi trasformata in torre campanaria, oppure essere stata costruita fin da subito come torre campanaria, ma essere coeva della stessa epoca, dello stesso periodo, e costruita dalle stesse maestanze, sempre in pietra locale, squadrata, proprio per la costruzione del campanile. Sotto al campanile c'era un'altra porta d'accesso, anche sì, erano molto vicine, perché c'è quella proprio sotto l'arco, sotto casa, l'arco di Funaro, dove abitate voi, la doppia porta, poco più sopra, proprio sotto la chiesa, sì. C'è di nuovo un'altra imposta, un altro arco con lo stesso pulvino che fuoriesce. E quella quindi era la seconda doppia cinta, quindi sì, era molto molto fortificato, perché proprio lo imponeva la sua posizione strategica, cioè doveva necessariamente essere difeso. Se perdevi Serrone, perdevi il feudo, perdevi Paliano, perdevi, quindi c'era proprio necessità di tutte queste mura. Un'altra torre della cerca muraria, inglobata poco dopo, alla fine della piazzetta, sotto, subito dopo la chiesa. Ecco, qui vediamo proprio il basamento, il quadrato poi che scende. E queste sono case torri, ovvero le abitazioni antiche erano proprio costituite da una vera e propria torre. Alcune potevano avere una casa accanto, un pochino più bassa, oppure essere proprio soltanto una torre. Ecco, qui vi porto un esempio, questo è preso dal web, c'è un altro stampino. E questa invece è proprio una casa torre serronese, che poi è il lato dall'altra parte, sempre di casa vostra, si vede benissimo. Questa è la torre, eccola, da qui a qui, cioè il primo insediamento, la prima torre. Poi questo è stato aggiunto successivamente, e poi un rinforzo qui, le mura scarpa. Anche questa è un'altra antica casa torre col muro a scarpa. Il muro a scarpa è il muro rinforzato alla fine, che viene poi ampliato. E questa è un'altra casa torre, qui è caduta molto probabilmente, perché dovevano essere veramente alte, la parte apicale. E qui vediamo invece il basamento, la parte sottostante, gli archi lampanti e gli antichi vicinali, che erano proprio dei piccoli vicoli stretti, che servivano più che altro per le acque reflue, cioè perché poi non c'erano le fognature, quindi lì si scaricavano tutti i resti delle case. E questa è un'altra bella foto, l'ho scattata dal campanile della chiesa, che testimonia appunto un'altra casa torre di rimpetto al campanile della chiesa, costruita sempre in pietra locale. E la particolarità di Serrone è che molte case presentano le modanature in tufo. Siccome la pietra locale per costruire le case era appunto la pietra, il sasso, la pietra bianca bellissima, la rifinitura, quindi la cosa diversa, viene fatta col tufo, molto probabilmente preso da Paliano, da Genazzano, che erano limitrofi, quindi che in Serrone diventa l'elemento di abbellimento. E questa è, qui vediamo delle antiche mura a tufelli, addirittura proprio del 1100-1200. Qui abbiamo la bellissima bifora che ha Serrone, purtroppo insieme a quelle del campanile è l'unica che si è conservata, e è una bifora gotica, addirittura presenta il capitello a crochet, tipico proprio dell'architettura gotico cistercense. E sempre in questa casa torre che conserva la bifora c'è questa monofora, questa piccola feritoia con le modanature in pietra.
E queste sono quelle di cui vi parlavo, le porte d'accesso, lo stesso accesso doppio che c'è, diciamo, verso l'arco di Funaro e la porta sotto la chiesa di San Pietro, c'è poco più sotto, vedete, doppi archi, un doppio arco e un altro doppio arco, sono sempre porte d'accesso, e qui purtroppo non si vede, ma anche qui c'è l'arco con questo elemento, questo parallelepipedo che fuoriesce. Invece queste sono i portici o le logge di via Garibaldi, anche le logge si ritrovano in tutti i paesi limitrofi, Serrone, Genazzano, San Vito, sono di solito nella parte più bassa del paese, e la parte dei loggiati sotto questi grandi arconi era la zona di mercato, dove c'erano le botteghe, dove comunque si svolgevano, vivevano le maestranze, gli artigiani, e queste logge affacciavano sugli orti interni alla città. Perché? Perché all'interno delle mura dovevano essere preservati dei pezzi di orto, di giardino non costruito ma coltivabile, perché se la città veniva assediata dovevano comunque avere garantito l'approvvigionamento. Adesso invece vi parlo dei luoghi di culto, faremo un excursus nella chiesa di San Pietro, di Santa Maria, di San Rocco, San Quirico e San Michele. Questo documento è datato 1194, è tratto dal registro Vaticano numero 4 ed è la prima testimonianza documentaria della chiesa di San Pietro di Serrone. È un documento un po' controverso, non ce ne voglia il parroco, in cui neanche il vescovo, in cui si riprende il parroco perché c'aveva una relazione con una donna, cioè un chierico che non faceva bene il suo lavoro, e si chiede all'arcipresbitero di Sant'Andrea di Paliano di esercitare il suo controllo su questo diacono e di ricondurre, insomma, questa donna che era pure sposata, di riportarla, insomma, a casa dal marito. E questo ci fa capire che la città era incastellata, la chiesa già esisteva, ma che probabilmente l'arcipresbitero di Sant'Andrea aveva una certa di Paliano, esercitava un predominio, insomma, la chiesa dipendeva ancora da Paliano, non era forse del tutto staccata. O comunque, quando si verificavano questi fatti, il Papa, la Chiesa erano sempre soliti avvertire due o tre persone, insomma, intorno, che potessero ricondurre le cose all'ordine. E un errore da sfatare, un errore da correggere, è la data 1192, che si cita sempre come fondazione della chiesa di Serrone. In realtà questo è un errore mutuato dalle sacre visite che abbiamo noi qui, appunto, nell'archivio diocesano. La visita del 1838 e la visita del 1843 datano la chiesa al 1192, perché fanno un errore di lettura del Liber Censium, scritto appunto da Cencio Camerario. Ma il Liber Censium fu impiantato nel 1192, ma la menzione di Serrone fa riferimento a periodi più tardi, al 1232 e al 1131, sotto i pontefici Gregorio IX e Bonifacio VIII. Quindi questa data è da cancellare, però ci abbiamo sicuramente come buona quella precedente, del 1198. Un'altra testimonianza antica documentaria che attesta la chiesa di Serrone sono le decime pagate alla Camera Apostolica, sempre più o meno in quel periodo, 1298-1301, ed è menzionata appunto la chiesa di San Pietro, che deve il pagamento delle razioni, insomma, questo è contenuto nella Rationem Decimarum Italie. Quelli che vi mostro ora invece sono degli elementi romanico-godici fra i più antichi della chiesa di Serrone, in particolare la bifora del campanile, costituita da una semplice colonna che sorregge un pulvino, e questa che fa parte della trabeazione della porta d'ingresso, che è una sorta di
Capitello a foglie d'acqua, che è antichissimo, è praticamente cistercense, proprio gli inizi dell'epoca gotica. Anche questi altri elementi si trovano nella chiesa, nelle mura perimetrali e questo nella trabeazione della porta. Sempre dalle sacre visite, dallo studio delle sacre visite, abbiamo appreso che all'inizio la chiesa di Serrone doveva essere costituita da solo due navate, come ancora oggi testimonia anche la facciata esterna, poi lo vedremo. E la navata laterale a corno evangeli, praticamente entrando sulla sinistra, è attestata solo dal 1625-37. In questa visita del 1637 si parla appunto di un nuovo altare dedicato a San Francesco, che ha un'immagine di San Francesco e Santa Chiara che adorano il Cristo in pietà. Questa tela purtroppo è andata perduta, non ci è pervenuta. E, sempre nella visita del 1575 si apprende che il cimitero era posto alla fine della navata laterale entrando a destra. E questa visita però sancisce lo spostamento del cimitero dall'interno della chiesa di San Pietro a Santa Maria, molto probabilmente negli orti esterni a Santa Maria, e vicino alla chiesa di Santa Maria, sempre questa stessa visita dice che c'era l'ospedale per accogliere i pellegrini, i poveri e le persone malate. La visita del 1577 dice che nella navata laterale destra, entrando a destra, c'erano, quindi salendo la porta parva, la porta piccola che stava a destra, l'altare di San Giovanni Evangelista, l'altare di San Sebastiano, l'altare della Beata Vergine, l'altare di Sant'Antonio, l'altare della Santissima Trinità e l'altare di San Michele. Quindi questi culti della Vergine, della Trinità e di San Michele a Serrone sono antichissimi. L'edificio attuale ha tre navate, la navata centrale è strutturata su pilastri che sorreggono arcate a tutto sesto e termina in un'abside semicircolare. La copertura della navata centrale è a cassettoni lignei, mentre le navate laterali sono coperte con volte a crociera. E questo ancora oggi, appunto vi ho fatto vedere anche degli elementi, è riconoscibile l'impianto romanico originale. Qui lo vediamo molto bene, si vede la piccola porta al lato per l'entrata della navata laterale destra, è chiamata porta parva nei documenti, porta piccola. La porta centrale, quella più grande, più bella, che c'ha anche il capitello lavorato, molto probabilmente questo era proprio un'antica feritoia per dare luce alla chiesa, e questo è l'altezza del primo tetto della chiesa. Successivamente sul tetto della chiesa è stata costruita la casa per i chierici, e questo accadeva spesso nei paesi piccoli, soprattutto nei centri abitati molto densamente popolati. La parte sopra delle chiese era occupata appunto dall'abitazione dei chierici. Questo l'abbiamo visto anche nella prima chiesa del Buon Consiglio a Genazzano. Qui si vede proprio la doppia altezza del tetto è rimasta nella facciata. E, successivamente, qui purtroppo in foto non si vede, è stata inglobata la casa che sorgeva accanto alla chiesa per costruire la terza navata, la navata di destra. Quindi possiamo dire che fin da questo impianto romanico della chiesa, la chiesa fin da subito ebbe notevoli dimensioni, fin da subito fu costruita abbastanza grande, e fin da subito fu dotata di coro, perché era un'arcipretura e vi erano dei chierici beneficiati. Dalle sacre visite abbiamo un minimo di 7 a un massimo di 11 chierici che recitavano l'ufficio divino nel coro, cantavano le messe solenni. E adesso all'interno della navata maggiore questa linea, questa trabeazione e questo ordine di finestre occupano quello che anticamente era stato l'edificio, la casa dei chierici, che poi fu demolita nel XVIII secolo proprio per dare più ariosità alla navata.
All'esterno vi volevo mostrare sempre questa caratteristica, questa tipicità di Serrone, queste monofore, anche queste romaniche molto antiche, delimitate da questa modanatura in tufo. E sempre sul lato esterno della chiesa c'è questo lacerto di questo affresco che raffigura appunto il Cristo che dona le chiavi a San Pietro. Questo qui c'è un libro con le chiavi, la consegna delle chiavi dovrebbe essere a San Pietro, che è databile al XVI o XVII secolo, comunque un'antica edicola. All'interno della chiesa, sempre sulla navata entrando sulla destra, uno degli altari più antichi è questo dedicato alla Madonna del Carmelo, databile alla metà del Cinquecento. Purtroppo è rimasto, è un lacerto, una parte importante della pittura è caduta, però si notano ancora appunto il bambino che ha in mano lo scapolare, quindi sicuramente una Madonna del Carmelo, la presenza del San Giuseppe che ha in mano il bastone con i fiori, il bastone fiorito. E questa è una pittura che è riconducibile alla pittura di Raffaello, molto probabilmente si può avvicinare di più a un suo allievo, a Raffaellino del Colle. La visita del 1650 nomina questo altare come altare di Santa Maria del Carmelo, viene descritto nuovamente nella visita del 1669 come altare di San Giuseppe e della Beata Vergine del Carmelo appunto, e nel 1679 è indicato come altare della Madonna del Carmelo e di San Giuseppe. Quindi questa vocazione, questo culto alla Madonna del Carmelo e a San Giuseppe. L'inventario di Sacra Visita del 1754, scritto dall'arcipiete, dice, la descrive così: viene poi l'altare di San Giuseppe con sua immagine ed immagini della Beatissima Vergine, San Giovanni Battista e altri santi. Nel corso del XX secolo, alla fine della navata centrale all'interno del presbiterio, è stato rinvenuto, è riaffiorato questo affresco, anch'esso molto antico, databile più o meno alla stessa epoca dell'altro che abbiamo appena visto, fine del XVI secolo, che raffigura la consegna delle chiavi a San Pietro. E questo affresco, come altri nella chiesa, avrebbero bisogno di un restauro. All'interno dell'abside, della parete absidale, è un'edicola di stucco in stile tardo barocco, datata, eccola qui c'è la data, proprio sotto l'edicola, 1769. È un'edicola che inscrive due quadri, il quadro grande di San Michele Arcangelo e al di sopra il pianto di San Pietro. Le visite dicono appunto che l'altare e la chiesa, addirittura l'altare era dedicato a San Pietro e a San Michele. Prima della costruzione di questa antica edicola c'era invece un affresco che raffigurava i santi apostoli Pietro e Paolo. Le visite del 1838 e del 1843 dicono che la chiesa anticamente era intitolata a San Pietro e Paolo. In realtà le visite precedenti, dal 1575, nominano solo San Pietro. Quindi molto probabilmente la chiesa nasce come San Pietro Apostolo, poi c'è stato un periodo che hanno aggiunto pure San Paolo, poi adesso è tornata a San Pietro. Quello che volevo farvi notare è questo antico stemma della comunità di Serrone, i serroni appunto, le serrature, per questo le quattro chiavi, serrone significa anche serrare, chiudere, e all'antico stemma appunto della comunità di Serrone si trova qui nei documenti dell'archivio comunale, è lo stemma appunto del comune di Serrone che era chiamato a curare la chiesa e in particolare aveva istituito questa nuova edicola, aveva, come si dice oggi, sponsorizzato la creazione della nuova edicola.
All'interno di questa edicola c'è anche questo bellissimo quadro di San Michele, che è una copia pressoché coeva dell'opera realizzata nel 1635 da Guido Reni per la chiesa dei Cappuccini a Roma, Santa Maria dell'Immacolata Concezione. La tela serronese andrebbe ripulita e restaurata. L'altare di San Michele è attestato all'interno della chiesa del San Pietro fin dal 1575. Nel 1660 fu costruito a spese della comunità un nuovo altare lungo la navata laterale. Nel 1625 si comandava di provvedere all'immagine per l'altare e nella visita del 1637 nel logo vi è un'immagine contornata di stucchi. Quindi possiamo dire che fra il 1625 e il 1637 è stata realizzata quest'opera, e se Guido Reni l'ha eseguita nel 35, fra il 35 e il 37, quindi dicevo appunto veramente è una copia fedele e coeva. La visita del 1669 la descrive come l'icona del santo con l'infernale monstrum prosternatis, infatti al di sotto c'è l'infernale mostro. Questo invece è il pulpito, un pulpito che seicentesco, che viene nominato nelle visite per la prima volta nel 1659, è un pulpito in legno di noce e il visitatore sottolinea che è un manufatto pregevole e di belle forme, ancora oggi fa bella mostra di sé. Questo invece è l'organo, anch'esso in pulcre forme, in belle forme, che fu costruito per volontà di una donatrice, Elena Coccicchia, nel 1648, che lasciò alla chiesa una casa che essa possedeva giù a Portapedi per la creazione e il mantenimento dell'organo. L'organo aveva delle canne di stagno, mi dicono che le canne non ci sono più, sarebbe, quindi non lo so, se non so in che stato è, sarebbe bello poter restaurare anche quest'organo. Questo invece è il cappellone che fu costruito per volontà, su finanziamento diciamo, delle due compagnie di Serrone, il Santissimo Sacramento e la Compagnia del Santissimo Rosario, fra il 1789 e il 1813. Questa cappella era in uso alle confraternite, era dedicata alla Beata Maria Vergine Assunta in Cielo e qui si conservava l'immagine del Sacro Cuore, molto probabilmente era una statua che poi veniva portata in processione. Questi sono gli affreschi del cappellone, sono affreschi monocromi, anch'essi avrebbero bisogno di un urgente restauro. Quello che invece abbiamo nella navata laterale destra è questo quadro, fu voluto da Tommaso Rubini nel 1838, raffigura la Madonna del Carmelo in suffragio alle anime purganti. Anche qui vedete la Madonna col bambino che reca lo scapolare, c'è l'angelo che versa l'acqua alle anime purganti che sono fra le fiamme nel purgatorio. Accanto alla Madonna c'è Sant'Eurosia martire, che era la protettrice del raccolto contro la pioggia, la grandine, e quindi questo testimonia una devozione anche proprio dei contadini e la vocazione agricola del territorio. E questo invece è il soffitto della navata centrale, la gloria di San Pietro, che fu realizzata nel 1875 da Tommaso Larenza e è stato studiato dal nostro amico Angelo Testa, che sta per pubblicare appunto in merito, aspettiamo la sua pubblicazione. Le campane dalle sacre visite avevo scoperto che nel 1754 esistevano tre campane. La campana piccola era datata 1450, la campana grande era datata 1513, la campana mezzana 1706. Sono salita sul campanile, curiosa, volevo vedere queste campane. E invece qual è stata la mia sorpresa? Quella di trovare delle campane nuove, rifatte nel secondo dopoguerra da Don Mario Proietto, che vi ha scritto sopra il suo nome e quello di tutti i caduti delle due guerre, tutti i martiri serronesi caduti nelle due guerre. Un'opera
Sì, io avrei fatto un'altra campana a parte, avrei lasciato le altre. Sono state rifuse, un peccato. Non so se qualcuno sa se esiste una foto di queste campane antiche, qualcosa, se la famiglia Proietto, non lo so, se sarebbe stato bello appunto trovare ancora queste campane così antiche, però sappiamo almeno le loro date. E nella visita si riporta anche che cosa c'erano scritte. Una era dedicata alla Madonna e servivano comunque come orologio, la torre campanaria aveva una funzione anche di orologio. E questo è l'ultimo manufatto pregevole di cui recentemente si è arricchita la chiesa di San Pietro di Serrone. È stata una donazione del cardinale Dario Castrillon, deceduto nel 2008, che ci ha lasciato questo bel crocifisso ligneo del XVI secolo. Dalle sacre visite è emersa una cosa bella, che già nel 1575 esistevano le due grandi confraternite a Serrone, la confraternita del Santissimo Sacramento e la confraternita della Beata Vergine, che erano associate. La confraternita della Beata Vergine dopo poco cambierà nome e diventerà la confraternita del Rosario. Queste due confraternite avevano dei compiti molto importanti: occuparsi di mantenere sempre accesa la lampada al Santissimo Sacramento e tutta la accompagnavano anche il sacerdote quando portava il viatico, il sacramento ai malati, e l'altra, quella di la compagnia del Rosario, di promuovere la recita del Santo Rosario, che veniva recitato in chiesa con l'arciprete tutte le domeniche. Le due confraternite vestivano abiti di sacco bianco e rosso, la confraternita del Sacramento e la confraternita della Beata Vergine abiti bianchi. Queste due confraternite erano affiliate all'arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Santa Maria sopra Minerva di Roma, e gestivano anche l'ospedale per i poveri, i pellegrini e gli infermi, e il monte frumentario, che era attestato fin dal 1679. E sempre nella visita del 1575 appunto ci diceva che c'era un altare dedicato alla Santissima Trinità. Questa è un piccolo schema demografico che si evince sempre dalle sacre visite, che ci fa vedere lo sviluppo delle famiglie, l'aumento della popolazione in Serrone. Dal 1659 vi erano 700 anime, poi passano 730, 860, 960 anime nel 1719, quindi 60 anni dopo. E questo trend di crescita prosegue fino al 1787, quando viene creato appunto eretta la parrocchia in Sacro Cuore della Forma. Che cosa era accaduto? Che molti abitanti di Serrone scendono giù alla Forma e si stabiliscono lì, perché il territorio lì era più fertile, era più facilmente coltivabile, più pianeggiante, e quindi si viene a costituire, a creare un nuovo abitato. E c'è bisogno di una nuova parrocchia, che viene eretta appunto nel 1787. Da qui in poi gli stati delle anime mostrano che la parrocchia del Sacro Cuore anch'essa cresce, parte nel 1805 con 307 anime, poi già nel 1817 erano 507, quindi un esodo importante che è continuato per lungo tempo. E mentre la chiesa di San Pietro, quindi la parte antica, la parte alta del paese, perde 300 persone, infatti torna a 1000 abitanti circa. E, subito esterna alle mura di Cinta di Serrone c'è questa antica chiesa di impianto romanico. Notate anche qui il portale, del tutto simile a quello della chiesa di San Pietro. Era una chiesa rurale appunto di epoca romanica, nelle visite è ricordata come Santa Maria Juxtamurum, al di fuori delle mura. È una chiesa a navata unica con copertura a caprati lignee, che è stata poi rialzata in epoca settecentesca.
Questa è la statua della Madonna delle Grazie che dalle visite è attestata nel 1637, ovvero le visite precedenti non parlano di questo simulacro, la visita del 1637 dice che c'è questo, appunto lo chiama simulacro gipsio, questa statua di gesso che la descrive appunto per la prima volta, quindi pochi anni, intorno al 1637, poco prima, deve essere stata creata. E intorno alla statua, sempre Guevo, è stato stata creata questa prima edicola in stucco dorato, che è descritta nella visita del 1660. E qui vediamo appunto la prima edicola con i due angeli Regi Corona che sono stati affrescati sopra. E qui invece l'edicola successiva, l'edicola barocca, più grande, ornata, con stucchi in finto marmo, e all'interno del timpano spezzato, all'interno di questa trabeazione spezzata, c'è il particolare di questo Dio Padre, quasi che si affaccia dalle nuvole. E, al di sopra di questa edicola c'è l'affresco della Madonna di Loreto, molto probabilmente realizzato nel 700, quando appunto è stata rialzata tutta il tetto della chiesa. La chiesa di San Rocco, anch'essa era una chiesa romanica, anche qui vediamo l'impianto molto simile a quello di San Pietro, di Santa Maria delle Grazie. Il portale qui è stato dipinto, probabilmente sotto c'è la pietra, molto simile anche agli altri. Qui in questa zona doveva esserci il rosone, queste aperture sono state praticate molto probabilmente per dare per far prendere aria alla chiesa, perché le visite spesso dicono che era umida e che c'era la muffa, che doveva essere rinnovata, rialbata, eccetera eccetera. Molto probabilmente questa chiesa, la chiesa di San Rocco, viene costruita come ex voto a San Rocco, appunto per una scampata epidemia di peste. È fuori il centro storico, qui si vede l'abside, anch'essa è rimasta intatta, e le visite ci dicono che anticamente questa chiesa era ornata di affreschi ormai irrimediabilmente perduti. È stata restaurata nel 1656, un anno in cui infierì la pestilenza, proprio come ringraziamento a San Rocco che aveva scampato Serrone dalla peste. E nel 1600, la visita del 1660 riferisce che c'era un'icona, molto probabilmente un quadro, con l'immagine del Cristo e di San Rocco. Questa immagine non ce l'abbiamo. La visita del 1669 ci descrive in modo particolareggiato gli affreschi, ci dice che erano dipinti San Rocco nella zona absidale, c'erano dipinti San Rocco, la Beata Vergine e altre immagini mariane, oltre all'immagine di Gesù. Questa è una immagine per farvi capire come potevano essere gli affreschi di San Rocco, che purtroppo non abbiamo più. E questa invece è la chiesa di San Quirico, anch'essa una chiesa romanica, vedete da questa parte sempre lo stesso impianto, il portale, le aperture per far prendere proprio aria alla chiesa, la zona superiore dove poteva esserci una monofora oppure un piccolo rosone. Anche qui c'è un salto di quota nel tetto, questa seconda parte è quella che fu costruita alla fine del 500, inizi del 600, è il romitorio addossato alla chiesa proprio per consentire la vita dell'eremita che abitava stabilmente in San Quirico. Le visite dicono che la chiesa di San Quirico apparteneva fin dal 500 alla comunità di Serrone, che era chiamata a prendersene cura e che era officiata dall'arciprete di San Pietro. San Quirico, diciamo, dipendeva dalla parrocchiale che era San Pietro. Qua vediamo la parte dell'abside, che sicuramente è intatta, è l'abside antica romanica. E qui invece c'è la scarpa che sorregge il muro a sostegno dell'abitazione dell'eremita, del piccolo eremo. E l'eremo fu costruito probabilmente quando la chiesa fu riedificata,
È strutturato su due piani, è dotato di una cisterna interrata e di una cantina, perché gli eremiti dovevano mantenersi con la vendita del vino che producevano nelle miglia limitrofe. Cioè, l'eremita lavorava e pregava. Questo è l'interno della chiesa a navata unica, con copertura a capriate lignee. E fin da subito le visite ce la descrivono come dotata di tre altari, e questi tre altari rimangono invariati nel tempo anche nella loro dedicazione, e sono quelli che abbiamo finora noi oggi: l'altare della Pietà e l'altare di San Quirico. Al di sotto dell'altare maggiore c'è questo pregevole manufatto marmoreo di epoca tardo imperiale o alto medievale. È un lacerto, è un frammento di una colonna a palme. Gli altari materiali sono appunto l'altare di San Quirico, dove è raffigurato il martirio del santo, databile al XVII secolo, parliamo del 600, inizi 600, e l'altare della Pietà, che è descritto fin dal 1650, sempre nelle sacre visite, e rega l'immagine della Santissima Trinità in Pietà, adorata da angeli, cioè il Dio Padre che sorregge Cristo morto e con lo Spirito Santo al di sopra. Intorno alla zona absidale si concentrano gli affreschi più antichi custoditi in questa chiesa. Sono due cicli di affreschi sovrapposti, come si vede qui, ad esempio ci sono le scritte di due nomi, Santa Viviana e Santa Anatolia, e ai lati della piccola abside ci sono Santa Rosa a destra e Santa Viviana a sinistra. Nel catino absidale, all'interno proprio del catino absidale, c'è questa Pietà con Madonna in trono. Allora, all'interno del cerchio celeste, perché questi sarebbero praticamente i cerchi del paradiso, c'è un Cristo benedicente, poi c'è la Madonna in Pietà, adorata da angeli anch'essa, e quindi questo culto antico della Pietà presente qua in San Quirico, adorata da Sant'Onofrio e dal protomartire Stefano. È un'iconografia molto particolare, piuttosto insolita, ma si spiega bene con la presenza degli eremiti. Sant'Onofrio era un eremita e Santo Stefano era un giovane chierico, gli eremiti erano chierici, insomma, quindi questa dovrebbe essere proprio un'iconografia cara agli eremiti. E siamo giunti alla chiesa di San Michele Arcangelo, un complesso anch'esso molto antico, situato in montagna a 1100 metri di altitudine. L'edificio ecclesiastico è scavato in parte nella roccia, è uno splendido esempio di chiesa rupestre, ospita all'interno tre altari. L'ambiente della chiesa è formato da quattro vani irregolari coperti da volte che si susseguono su piani sfalsati, cioè anche il pavimento non è in un unico piano, ma ci sono diversi gradini all'interno della chiesa. La visita del 1659 dice che la chiesa era costruita con antiche forme, quindi già nel 600 capivano che era molto antica, e questa visita tramanda che vi esisteva un altare dedicato alla Vergine e che quest'altare aveva un'immagine della Santa Vergine. Questa immagine non c'è pervenuta. Il complesso di San Michele è costituito anch'esso accanto alla chiesa, e fu costruito il romitorio. La chiesa era dotata di un piccolo campanile, la visita del 1584 ci dice che c'erano due campane, e più in basso c'era un grande stanzone di cui rimangono i muri perimetriali. Ancora oggi c'è un pozzo cisterna e si vedono i muri del chiostro, e quindi possiamo parlare di un piccolo monastero, una piccola fondazione monastica di epoca medievale. La tradizione locale vuole che sia stato proprio San Benedetto da Norcia a fondare questo monastero, nel momento in cui da Subiago va a Cassino. E qui pare che i corvi gli abbiano fatto compagnia, gli abbiano indicato il cammino. Secondo la tradizione, appunto, ci sarebbe impressa nella roccia l'impronta lasciata dal santo. E appunto San Michele ospitava gli eremiti, era un romitorio e è stato attivo fino a tutto il XIX secolo.
Veremo è dedicato appunto al santo, a San Michele, che divenne poi patrono di Serrone, e questo culto ha fatto conoscere la montagna, il territorio di Serrone, in particolare la montagna, il Monte Scalambra, come il Monte Sant'Arcangelo. Ancora mia madre e mia nonna lo chiamano Monte Sant'Arcangelo o San Michele. E infatti la tradizione cristiana medievale delle grotte, dei luoghi minacciosi, dice che le grotte possono nascondere delle presenze tenebrose, per cui si invoca la presenza di San Michele Arcangelo come difensore contro il diavolo, contro queste presenze maligne. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Dio che siete sopravvissuti tutti. Se avete qualche domanda, grazie per la vostra presenza. Grazie a te per tutta la mole di informazioni e per gli scatti bellissimi. Allora, gli scatti mi sono divertita perché ho la passione per la foto. Le informazioni, abbiamo un luogo privilegiato che è l'archivio diocesano, nel quale ho l'onore appunto di prestare servizio insieme a Piero Scatizzi. E è una fonte inesauribile di informazioni, e devo dire purtroppo poco studiata. Anche Serrone, dall'ultima grande pubblicazione, quella di Romolo Fulli del 27, non ha avuto uno sviluppo. Ecco, stiamo ricominciando piano piano. Devo dire anche grazie pure all'amministrazione comunale, che si sta dimostrando anche sensibile a ripristinare l'archivio storico, che anche il comunale, che ha avuto poverino diverse vicissitudini, e stiamo collaborando insieme all'associazione Clavissaura proprio per ripristinarlo, sì, salvaguardarlo. Bene, allora se ci sono domande, se avete qualche curiosità, richiesta da rivolgere a Cinzia. Altrimenti invitiamo per un saluto la dottoressa Lamizia, se vuole intervenire. Grazie della sua presenza. Io porto solo un saluto. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Porto i saluti del nostro sindaco, il dottor Giancarlo Proietto, e con me il vice sindaco e la dottoressa Nilde Tucci, e che dirvi grazie alla dottoressa Di Fazio per questo splendido lavoro che onora tutta un po' la comunità serronese e ci dà modo, ecco, di far conoscere un po' quella che è la nostra storia. Io sono sincera, insomma, tante cose non le ho viste a Serrone di quelle che hai esposto tu, però ecco, è una buona occasione per vederle. E grazie a tutti, grazie a Cinzia per il lavoro immenso che sta facendo anche a Serrone con l'archivio storico, che lo sta rimettendo proprio a nuovo. E quindi niente, grazie per l'invito e grazie per la sera. Voi. Grazie. Allora, se non ci sono interventi, noi vi annunciamo che dal 22 di aprile al 13 maggio il focus della mostra sul paesaggio si concentrerà su l'Abico, l'antica Lugnano, quindi vi aspettiamo anche per scoprire questa parte, insomma, del nostro territorio. Ci aiuterà anche Ruggero Mariani, insomma, in questo viaggio, ovviamente Piero e Cinzia ancora. Se vi fa piacere possiamo spostarci per vedere la mostra, e vi ringrazio ancora di essere intervenuti, grazie e al prossimo appuntamento.